Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Tutto era partito con un post di Chiara Ferragni, una nota influencer, a proposito del caso di Willy, che accusava che dietro fatti del genere ci sta una cultura fascista. Poi aveva anche condiviso il post di una ragazza che su Instagram ha una pagina sempre che inveiva sulla cultura fascista, che quell'omicidio scaturisce appunto dal fascismo, eccetera, eccetera, della destra attuale. Ma da lì parte uno scontro con Giorgia Meloni, che si aggiunge poi anche il marito della Ferragni, Fedez. Quindi una polemica che poi passa all'uso della droga, che in un paio di giorni poi diventa abbastanza nota sui social. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aveva reagito duramente dicendo: "Sono distanti anni luce da qualunque cultura, escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci i milioni, di chi ha spiegato in Italia che il problema della droga non esiste, di chi come valore massimo propone l'obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1.000 euro per poi lanciare un affondo. Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani." Ma la polemica è andata avanti. In senso, quello che dice Giorgia Meloni è giusto, nel senso che si vive in un periodo dove veramente l'obiettivo è comprarsi le scarpe da 1.000 euro per un certo tipo di giovani, dove l'obiettivo sono solo i soldi e l'apparire. Quindi è una subcultura che porta poi al niente, al nulla dentro quelle menti. Non c'è una cultura fascista. Come si fa a parlare di cultura fascista? Di fascismo quei quattro non avevano nulla. O come fascismo possiamo identificare muscoli e tatuaggi? Fascismo è una classificazione realmente molto infantile. Ma Fedez dice: "In passato ho fatto uso di droga." Lui non si è tirato indietro nel rievocare ultimi aspetti del suo passato. Dice: "In interviste passate ho detto di aver fatto utilizzo di droghe in un discorso molto più ampio che verteva proprio alla condanna dell'utilizzo delle droghe stesse. Non mi fumo neanche le canne", dice, "reggo molto male l'alcol, faccio una vita terribile da pensionato." E poi dice: "Mi metto a disposizione di tutte le procure possibili e immaginabili per fare tutti i test antidroga, se anche i senatori e i parlamentari della Repubblica fanno lo stesso." Quindi questo è quello che scrive nelle ultime ore il marito della Ferragni, il rapper Fedez, e dice, però poi dice questa frase sempre verso Giorgia Meloni. Dice: "Ricordo il fatto di un anno fa quando un assessore comunale di Fratelli d'Italia finì coinvolto in un caso legato alla cocaina." Così commenta satirico: "È tutto bellissimo." Ma anche questa mi sembra una sciocchezza, perché i politici in Italia sono migliaia, migliaia, e i politici di Fratelli d'Italia sono centinaia e centinaia. Quindi andare a dire: "Mi ricordo che l'anno scorso un consigliere comunale in un caso di cocaina", è una stupidaggine. È una stupidaggine fare un riferimento a questo, perché in tutti i partiti con migliaia di politici c'è quello arrestato, c'è quello che diventa poi uno stupratore, c'è quello che ha rubato, c'è quello che ha picchiato il fratello. Ce ne sono migliaia di casi di politici che ne hanno combinati di tutti i colori, e parlare tra due persone in un litigio e andare a ricordare: "Ah, ma l'anno scorso una persona vicina al consigliere bilaterale di Bisceglie", è proprio una sciocchezza. Quando non si sa che cosa dire, si va a prendere queste cretinate. Ma in precedenza, sui social, Fedez aveva scritto: "Il problema di questa società saremmo noi?
Dicono che i criminali si ispirerebbero a noi perché porteremmo avanti un modello vuoto e narcisista, e spiegando perché la teoria è assurda, anzi che al massimo il modello di oggi è figlio di modelli sbagliati degli anni 80 e 90. Ma che il modello di oggi sia figlio dei modelli di anni 80 e 90, tutto è figlio di qualcosa, nel senso che la nostra società, nel 2020 è figlia di tutto quello che ha vissuto in precedenza, quindi la società attuale è figlia degli anni 80, 90, 2000, 2010. Che loro siano un modello sbagliato non credo. Lui è un cantante, lei è una influencer, sono dei lavori, anche chi dice che Ferragni non fa niente, invece è un lavoro. Vi assicuro che è un lavoro, anche quello che faccio io qua. Comporta almeno 7 ore al giorno di lavoro. Questo è un vero e proprio lavoro, non è perdere tempo in YouTube o in Facebook, è un vero e proprio lavoro con una retribuzione, eccetera, eccetera. Quindi dire che chi fa il lavoro come la Ferragni, il mio, sono lavori che non esistono, andate a lavorare, in realtà è un lavoro bello e buono, bello e buono. E così non credo che il problema di questa società sono Ferragni e Fedez. I problemi sono altri. Loro non è un modello a seguire. Certo, hanno fatto i soldi, vivono una vita agiata. Molti pensano che quei soldi sono fatti sul niente, sul vacuo. In realtà sono quello di Ferragni è un nuovo modello di lavoro che sognano tutti. Ma questo sognare non è che giustifica che uno spaccia droga o che fa chissà che cosa per avere quei soldi. Naturalmente i soldi che ha la Ferragni non si fanno lavorando al supermercato alla cassa, non si fanno andando a fare le fotocopie in un'azienda, ovviamente che no. Tutti sognano di fare quel lavoro lì, l'influencer, ma ci vogliono delle caratteristiche, ci vuole un certo percorso, ma non si può accusare un influencer come Ferragni di diventare un modello e i criminali fanno i criminali perché vogliono avere i suoi soldi. E poi dice: diamo per assodato che Chiara Ferragni dice, e Fedez siano il problema di questa società. Se non esistessero Chiara Ferragni e Fedez, non ci sarebbero più criminali e più crimini, persone violente, e il mondo sarebbe un posto fantastico. Allora domandiamoci che cosa, chi ha creato Chiara Ferragni e Fedez, di che cosa sono figli? Siamo figli vostri. Sì, nel senso, sono d'accordo in questo caso con Fedex, che non c'entrano niente i criminali con il lavoro che fanno queste due persone. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata, arrivederci.